Si chiama Scuola con Zasì, il progetto presentato nell'auditorium della Scuola Media Fausto Gullo di Cosenza. Si tratta di un percorso multidisciplinare che porterà docenti, genitori e ragazzi a lavorare sui temi della differenza di genere, dell'educazione sessuale e della prevenzione della violenza sulle donne. Ad aprire i lavori è stata Lea Melandri, scrittrice e storica del femminismo, con il suo laboratorio sulla scrittura d'esperienza. Non si tratta di scrittura creativa, come si pensa subito, non si tratta neanche di autobiografia, no? È il tentativo, attraverso dei frammenti di scrittura che io ho selezionato ovviamente nel corso degli anni, scegliendo quelli capaci di penetrare in profondità nella vita psichica, nel mondo interno delle persone, frammenti di scrittura che a loro volta, come dire, agiscono, no? Nel portare allo scoperto, attraverso anche una sorta di riscrittura che io chiedo a chi partecipa, portare allo scoperto esperienze che hanno segnato, no, la vita della persona, ma che spesso non diventano neanche ricordi. Il progetto, che prende il nome della protagonista del romanzo Zazie nel métro di Raymond Queneau, vede impegnati nel primo laboratorio 50 docenti provenienti da tre diverse scuole: la scuola Gullo di Cosenza, promotrice e capofila del progetto, l'istituto comprensivo Mangone Grimaldi e l'istituto comprensivo Via Roma Spirito Santo. È un progetto molto importante, soprattutto perché parte dalla scuola, insegnanti e studenti, ma si allarga immediatamente non solo alle famiglie, ma anche al tessuto sociale. E questo, dicevo, l'importanza è perché finalmente viene messo a tema, che è la questione della violenza contro le donne, detta come violenza di genere, appartiene a una cultura millenaria passata come normalità. Il progetto A Scuola con Zazì si concluderà con un musical realizzato dai ragazzi delle tre scuole coinvolte.